Palermo. Ecco il nuovo porticciolo di Sant'Erasmo. Un intervento di riqualificazione che ha dato continuità al lungomare verde del Foro Italico e consegnato ai pescatori della borgata un approdo sicuro sulla costa, a ridosso di Villa Giulia. Bello da vedere. Certo, ma cosa succedeva in questo posto agli inizi degli anni Ottanta? Molti non conoscono la storia. Lo scenario spettrale è terrificante che lega questo posto alla mafia. Negli anni Ottanta, qui c'era la Camera della Morte, utilizzata dagli uomini del clan di Corso dei Mille per torturare gli avversari, ucciderli e poi squagliarli nell'acido. Mi ha detto, cioè, qua si sta piangendo. Mi ha detto, sentenza, io dice, Sabonno dice, me ne vado dice, di casa. Dice, mi prende a mia moglie, cioè, me ne vado di Palermo. Dice, basta, è importante che me ne fanno andare. Ci sono troppo preoccupato, cioè, non ti succede niente, ci ho detto io. Cioè, ma non, ci dici cose come stanno e te ne fanno andare. E anzi, Filippo Marchese quando è salito e ha visto queste due, Filippo Marchese ha detto, dice, ma chi è questo? Perché sapeva che noi dovevamo prendere solo i buscemi, no al rissuto. E cioè, il mio cugino ci ha detto, purtroppo se trovano insieme non possiamo fare a meno. Dice, ma adesso dice, prendilo e portalo alla stanza. Io e Senacantone l'abbiamo preso e lo portiamo alla stanza, sarebbe la stanza più piccola, no? Dove ci ho detto io, che senza porta. Insomma, questo lo prendo, là, un terreno, no? Questo palo. Poi glielo strangolo. E gli è capuce questo, no? Ci ha gridato, e gli è caduta una voce. Il cognato quello piccolo che era davanti, ha sentito questo che gridava, no? Mi ha detto a me, perché mi conosceva da piccolo, che abitavamo pure vicino di casa. Dice, insomma, che cosa succede? Cosa ci hanno fatto io e mio cognato? Dice, non ti preoccupare, non è successo niente. Ci ho detto. Poi è entrato come chiesa con la fune in dei mani, con la corda in dei mani, no? E l'ha strangolato, pure a lui. Dice, dammi una mano, come che ci posso dire noi? Io ero là, cioè, ce l'abbiamo strangolato, l'abbiamo lasciato là perché di giorno non lo potevamo, non li potevamo uscire, vabbè. Già sera, già sera, se tende a portare a mano. Terribile verità scoperta grazie alla testimonianza di Vincenzo Sinagra. Signora Vincenzo, lei è imputato dei reati di cui articoli 416 e 416 bis codice penale. Inoltre è imputato degli omicidi di Lugnetta Antonino, Buscemi Rodolfo, Rizzuto Matteo, Migliore Antonino e lo Iacono Carmelo. Nonché di reati connessi come sequestro di persona, soppressione di cadavere di cui sopra, sequestro di persona di Migliore Antonino, porto e detenzione illegale di armi, soppressione di cadavere del Migliore, soppressione di cadavere di Loiacono Carmelo, detenzione illegale di materie esplodenti, porto di ordigni esplosivi, danneggiamento autovettura, data 30 luglio e 10 agosto 1982, tentata estorsione in danno di Barone Giovanni, la Franca. Una cosca di killer e trafficanti tra le più antiche e spietate della mafia palermitana. Il capofamiglia, Filippo Marchese, detto Milinciana, uccideva con le sue mani i nemici dopo lunghe torture in uno di questi edifici ora riqualificati.